Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'aggiuntivo 33.01. Crippa, prego. Grazie Presidente. Questo articolo riguarda sempre la questione energetica e riguarda la procedura di infrazione che l'Unione Europea ha aperto nei riguardi dell'Italia per le concessioni idroelettriche, che vengono all'interno del nostro Paese non più soggette a una gara pubblica, ma prorogate di anno in anno. E pertanto la Commissione Europea ha detto: scusate, teoricamente voi dovreste fare delle gare all'interno di un panorama dal punto di vista europeo in cui aprire a diversi soggetti la possibilità di utilizzare le concessioni idroelettriche a scopo energetico. Abbiamo provato a presentare lo stesso emendamento nel concorrenza, c'era stato detto che il governo ci sta lavorando, è un tema che per il momento non ci sentiamo di affrontare dentro il concorrenza, questo circa un anno fa perché avevate secondo voi fretta di approvare il concorrenza, ricordo a tutti che non è ancora approvato in prima lettura al Senato, in aula. E dall'altro lato ci viene detto ancora una volta all'interno di una memoria scritta dall'antitrust che quello è uno dei problemi che riguarda il sistema di regolamentazione delle concessioni idroelettriche. Quindi c'era anche un rilievo da parte dell'antitrust sul fatto che questo tipo di proroga di anno in anno sta bypassando la normativa sulle gare d'appalto per le pubbliche concessioni. In questo modo noi continueremo a pagare multe, continueremo a lasciare nelle mani dei soggetti che fino ad oggi hanno gestito i servizi di produzione energetica idroelettrica e quindi gli ex monopolisti hanno in questo panorama una quota molto consistente di queste proroghe di concessioni. Capisco che all'interno di un governo che faccia fatica a fare una pianificazione energetica perché deve fare una conferenza stampa per riuscire a dire insieme a Descalzi oppure insieme a Enel quali siano gli interessi energetici delle due aziende e poi dire il governo italiano sta facendo questo. Ricordo che sono entrambi delle SPA e teoricamente dovrebbero fare azioni diverse da quelle che dovrebbe fare un governo serio e improntato verso una pianificazione energetica. Assistere ancora una volta però a un non recepimento di una direttiva e quindi a un favore nel riguardo dei soggetti che ottengono queste proroghe di concessioni ci fa capire che la pianificazione energetica del nostro Paese è nelle mani degli stessi soggetti ex monopolisti con il beneplacito del governo che tanto tanto ci fa anche una bella conferenza stampa illustrando il fatto che alla fine le questioni energetiche del nostro paese vengono gestite da delle società per azioni che teoricamente dovrebbero essere gestite all'interno dei singoli consigli di amministrazione e quindi non ci si può fare forti delle azioni che mettono in campo queste società quando il governo italiano di fatto ha una mancanza di visione sul tema totale e lo ritroviamo ancora oggi in una assenza totale di un dibattito sul tema delle concessioni idroelettriche e un'assenza ancora una volta della volontà di porre fine a un'infrazione che ci costa come Paese e ancora una volta noi ci troviamo davanti a una situazione in cui il Partito Democratico, quando deve dare una bella spalla a Enel o a Eni, si trova sempre d'accordo. Grazie. La ringrazio, onorevole Crippa. Poniamo... Aveva chiesto di intervenire il relatore, onorevole Tancredi, prego. Sì, devo dire Presidente che su questa questione il mio personale parere sarebbe favorevole agli obiettivi che si pone l'emendamento Crippa. Naturalmente si tratta di un emendamento aggiuntivo, si tratta di una questione molto seria che secondo me andrebbe portata avanti per l'apertura di un mercato, oltre che per rispondere a dei rilievi della Commissione e dell'Unione Europea. Però non è questo il luogo e lo spazio per inserire una norma di questo tipo, anche perché, ripeto, portiamo avanti il nostro obiettivo di un'approvazione conforme. Io credo che se l'onorevole Crippa volesse proporre un ordine del giorno, credo che il governo lo potrebbe valutare positivamente. Onorevole Crippa, se lei intende intervenire su questa proposta, avendo